Comune di Città di Castello ha attivato obbligatoriamente lo smart working. Inizialmente abbiamo avuto cura di far entrare dentro il sistema smart working le persone più fragili all'interno del nostro comune, poi naturalmente tutti i servizi che non avevano a che fare con attività dirette di cura alla persona. Bendini nasce nel 2012 dopo un'esperienza lavorativa mia e del mio socio Andrea Sprega a San Francisco. Abbiamo avuto la volontà di tornare in Italia, in particolare a Gualdosadino, qui in provincia di Perugia, e costruire una società, una sede diciamo in qualche modo separata, con l'obiettivo di assumere i migliori ingegneri e continuare a farli lavorare da remoto per questa appunto azienda di San Francisco. Per poter effettuare lo smart working serve una connettività minima di 7 mega. È possibile lavorare per San Francisco pur essendo qua. Perché? Perché vedevamo che il trend permetteva di avere una connettività che nel corso del tempo è andata migliorando, mi riferisco ad internet. Per una flessibilità ovviamente ci stiamo lavorando, le pubbliche amministrazioni non sono ancora pronte per queste nuove metodologie, ma credo che sia un momento importante proprio di cambiamento. Per portatile e una connessione ad internet e ovunque tu ti trovi, ovunque si trova l'ingegnere, il programmatore, l'analista, eccetera, può fare tutto, essenzialmente tutto. Stiamo lavorando adesso a un protocollo proprio di valutazione delle performance insieme agli uffici del personale. Nell'ambito delle professioni in generale ci sono dei comparti professionali che sicuramente ne hanno sofferto, perché la mancanza di interrelazione o comunque interrelazione diretta con soggetti della pubblica amministrazione può aver provocato rallentamenti nel lavoro quotidiano e quindi anche nella esecutività dei lavori. I limiti dello smart working a volte sono una mancata di socializzazione all'interno degli uffici, che comunque può creare un senso di isolamento da parte dei dipendenti. Dall'altra parte bisogna pensare a una contrazione dei consumi, perché è evidente, se io non vado a Perugia non consumo carburante, non posso fermarmi magari a prendere un caffè, non vado al ristorante, è possibile se la mia giornata a Perugia fosse stata intera e quindi sulle 24 ore, e quindi anche questo va calcolato.